Buongiorno a tutti, sono il sindaco del comune di Dormelletto. Oggi è sabato 9 maggio e ho un'importantissima informazione da darvi ed è una bellissima notizia. Finalmente, dopo diverse settimane, non abbiamo all'interno del paese nessun caso di tampone positivo, quindi vuol dire che a Dormelletto sono tutti guariti all'interno, ripeto, del paese. Zero casi di tamponi positivi. Io vi faccio i complimenti perché siete stati davvero bravi, come ho sempre detto, avete rispettato le misure di contenimento e questo sacrificio è stato premiato. E poi ritorneremo sull'argomento perché invece altro discorso è la casa di riposo RSA Aniazzurri. Lunedì verranno effettuati i tamponi di controllo sugli ospiti presenti all'interno della struttura. Voglio dire questa cosa che è importantissima, è da 2 settimane che non ci sono decessi all'interno della struttura. La situazione è stabile, continuano ad esserci i controlli che vi avevo appunto riferito, c'è molta attenzione e ci deve essere, deve continuare ad esserci nel prossimo futuro, attenzione nei confronti della RSA, non solo quella di Dormelletto, ma di tutte, perché quello è lo scopo e l'obiettivo, quello di proteggere i nostri anziani. E lunedì finalmente avremo questo esito, che sarà molto importante perché ovviamente cambia tutto il panorama se avremo gli ospiti asintomatici con tampone negativo. Ma di questo ne parleremo poi tra martedì e mercoledì quando avrò i risultati alla mano. Per quanto riguarda un altro capitolo importante del comune di Dormelletto e non solo, è il capitolo che riguarda i commercianti, la crisi che stanno vivendo e anche il settore turistico-ricettivo. Allora, vi posso dare delle informazioni per quanto riguarda l'obiettivo dell'amministrazione. L'amministrazione ha deciso nelle scorse settimane di bloccare gli investimenti e quindi di non fare ulteriori opere pubbliche nel corso del 2020 e nel 2021, proprio per consentire di utilizzare tutte le risorse per aiuti alle famiglie che in questo momento stanno vivendo una crisi economica davvero pesante e le attività. Allora, però, siccome mi piace pensare da persona seria, prima di darvi dei dati, occorre ovviamente avere delle certezze. Noi dobbiamo fare ancora un bilancio consuntivo, da quel bilancio avremo il dato dell'avanzo di amministrazione. E nel momento in cui saprò quanti soldi sono a disposizione per le famiglie e per le attività, ovviamente faremo tutti gli atti di conseguenza. Il bilancio consuntivo verrà redatto verso fine maggio e quindi poi avremo appunto sicuramente delle informazioni più specifiche e più dettagliate. Quello che vi posso dire invece adesso è che la Regione ha deliberato di giunta Riparti Piemonte. Riparti Piemonte cos'è? È una task force in cui praticamente vengono erogati dei contributi e viene fatto anche un bonus con delle liquidità. Allora, dato che sono sicuramente delle azioni importanti in vari settori, perché vanno nella direzione di più settori, tra cui anche il turismo, perché per il turismo sono previsti 34 milioni di euro. L'intenzione è dopo il 19 maggio, giorno in cui dovrebbe riunirsi appunto il Consiglio regionale ed approvare appunto il Riparti Piemonte, è intenzione dell'amministrazione di convocare un membro appunto del Consiglio regionale e fare una videoconferenza con tutte le persone del settore turistico alberghiero. Quindi queste persone riceveranno ovviamente la convocazione per partecipare a questa videoconferenza per avere tutti i dettagli per poter accedere appunto al bonus di Riparti Piemonte. E quindi questa è una prima notizia importante. Per quanto riguarda invece delle iniziative previste dal comune, io ho già parlato con diversi operatori dei campeggi presenti a Dormelletto e anche delle categorie alberghiere. Ed è stato detto che è tutta intenzione dell'amministrazione sospendere la tassa dei rifiuti, però anche lì, fino a che io non ho il bilancio consuntivo con l'avanzo, quindi le risorse che posso mettere a disposizione, non posso dire effettivamente per quanti mesi, non posso dire la cifra esatta. E quindi però quello è l'obiettivo principale.
L'altro obiettivo era quello della tassa dei rifiuti. Ovviamente queste attività, non solo quelle alberghiere ed extraalberghiere, non hanno prodotto nulla in questi 4 mesi perché sono stati forzatamente obbligati a tenere chiuso l'attività e quindi è un assurdo fargli pagare una tassa dei rifiuti per tutto l'anno. Però questo è inconcepibile obiettivamente e quindi anche lì ci sono anche degli organi statali preposti che stanno organizzandosi proprio per evitare di far pagare la tassa dei rifiuti totale a queste attività. E però lì dobbiamo avere le procedure in mano proprio per attivare questo tipo di iniziativa che sarà comunque attivata perché o con fondi del comune di Dormelletto o con fondi dello Stato, quindi lo Stato non ce l'ha ancora comunicato, sicuramente loro avranno degli sconti sulla tassa dei rifiuti proprio per venire incontro a tutte queste attività. Per quanto riguarda invece il bonus di 88 milioni di euro dato dalla Regione per le liquidità ad altre categorie di commercianti, tra cui i ristoratori, tra cui appunto le categorie dei bar e altro, che poi appunto vi farò sapere, invece lì come comune vogliamo fare una videoconferenza insieme a queste categorie che saranno contattate settimana prossima, proprio per spiegare le modalità veloci per accedere appunto alla liquidità concessa da questo bonus. Quindi settimana prossima la categoria dei ristoratori, appunto dei baristi e anche quelle che sono previste dal bonus verranno contattate dal comune proprio per seguire questo tipo di reazione e per cercare di muoversi in maniera più tempestiva possibile, visto che sono già passati 2 mesi e mezzo dall'inizio della crisi ed effettivamente nel momento in cui adesso abbiamo visto delle liquidità che stanno appunto arrivando, occorre dare delle risposte immediate appunto ai titolari di queste categorie. La cosa che vi chiedo è una cortesia. Allora, tante volte si fanno paragoni tra i vari comuni. Allora, Dormelletto è un paese di 2600 abitanti. Cosa significa? Significa che nonostante sia stata sempre fatta una buona amministrazione, una buona gestione del bilancio, il bilancio di Dormelletto è sempre molto più piccolino rispetto ad altre realtà. Vi faccio un esempio proprio concreto per avere certezza di questo. Allora, per quanto riguarda il bonus spesa, il comune di Dormelletto ha ricevuto dal governo 13.700 euro. Noi li abbiamo già esauriti perché abbiamo già dato appunto bonus spesa a tutte le famiglie. Stiamo utilizzando risorse che derivano da donazioni fatte da privati, che ringrazio e poi ringrazierò in un altro video adeguatamente, e risorse appunto comunali che sono intenzioni, che appunto verranno comunque incrementate nel prossimo futuro, breve futuro, che sia chiaro. Il comune di Novara, ovviamente, che ha un numero di abitanti differente, essendo una città, essendo anche un capoluogo di provincia, ha ricevuto 550.000 euro di bonus spesa. Allora, questo vi fa l'esempio che noi abbiamo sì un bel bilancio come comune di Dormelletto, però non è equiparabile a dei bilanci di città anche di 10-15.000 abitanti, ma anche solo di 5.000 abitanti. Quindi io vi darò proprio comunicazione delle risorse che noi avremo a disposizione e ripeto, quelle risorse andranno proprio come obiettivo ad aiutare famiglie, attività e a dare anche un supporto psicologico a tutte le famiglie che si sono trovate in difficoltà. Vediamo che anche gli stessi bimbi, i nostri bambini, che tanto amiamo, poverini, hanno avuto un periodo difficilissimo perché gli sono stati tolti tutti i punti di riferimento, la scuola, gli amici, la socialità, la possibilità di fare sport. Grazie al cielo avevano appunto la famiglia come grande punto di riferimento, però tante volte non hanno potuto neanche vedere i nonni, ad esempio. E quindi, e le mamme stesse che dovevano magari lavorare da casa, seguire i bambini, gli imprenditori che si sono trovati in una situazione di grandissimo sconforto e grandissima preoccupazione, noi andremo anche lì a cercare un supporto psicologico per tutte queste persone, perché questa maledetta epidemia ha creato diversi scompensi in vari settori, economici e anche psicologici, perché io sono un amministratore, parlo di bilanci, ma bisogna sempre avere un lato umano per questa situazione, bisogna sempre comprendere gli stati emotivi delle persone e quindi questa anche la direzione dell'amministrazione comunale. Io spero di essere stata chiara, vi faccio davvero tanti complimenti. La cosa che vi chiedo è questa ed è importantissima e poi concludo.
Noi adesso siamo al punto zero all'interno del paese come tamponi positivi. Il problema è che spesso le commissioni tra parenti hanno portato ad avere i tamponi positivi, cioè ossia il parente che va a trovare un altro parente spesso in casa, anche se non si rende conto perché spesso sono asintomatici, può magari essere portatore del virus, non accorgersene e trasmetterlo. Quindi è fondamentale che adesso le famose, diciamo, riunioni tra la famiglia, diciamo il nucleo familiare presente e una persona esterna familiare che va a trovarli, siano sempre fatte con le mascherine, perché prima noi non sapevamo nulla del virus, di come si trasmetteva, sapevamo poco. Adesso sappiamo che la maggior parte, tante volte, delle trasmissioni del virus arriva proprio dai contatti familiari. Quindi proprio per questo chi va a trovare il parente deve indossare la mascherina, chi riceve la visita del parente deve avere la mascherina. Questo per il rispetto della vita umana, perché se non si fa questo, non c'è rispetto della vita umana. Noi dobbiamo proteggere i nostri cari, dobbiamo proteggere le persone e anche proteggere l'attività economica del nostro paese, perché nel momento che si rigenerano altri tamponi positivi e continua ad aumentare magari il numero, inizia a ricrescere il numero, ahimè, il governo magari deciderà di chiudere l'attività e cadremo veramente in una situazione economica gravissima. Quindi io chiedo veramente alle persone di avere sempre alto il senso della responsabilità. È fastidioso, lo so. Però la mascherina è uno degli strumenti fondamentali per il contenimento del virus, oltre alle misure, appunto, di sicurezza del metro di distanza e a lavarsi spesso le mani. Io so, siete stati bravissimi e so che continuerete ad esserlo, quindi veramente vi chiedo questa grandissima cortesia. Vi saluto caramente e ci vediamo molto presto al prossimo video. Grazie a tutti, arrivederci.